A 12 anni andavo a reggere il flashista al grandissimo fotografo toramano Paolo Graziani, e quindi poi, avendo fatto gli studi artistici, il liceo artistico e poi qualche esame architettura, per cui la fotografia è, diciamo che è stata un po' la mia amica, la mia compagna per quegli anni, e poi è diventata la mia vita. Mi sono occupato per una quindicina d'anni a Orvieto a organizzare mostre, anche lì, quindi poi ho avuto la possibilità di montare le mostre di grandissimi, veramente, della fotografia mondiale: Cartier-Bresson, Salgado, Jan Saudek, quindi tanti di questi ho avuto anche la fortuna poi di conoscere. Quindi il fatto di poter operare a Teramo, ma di stare sempre costantemente con la testa altrove, quindi avendo i contatti, avendo le altre cose, uno riesce a fare qualcosina in più, altrimenti ci si avvita su se stessi e uno fa sempre le stesse cose. La mostra è composta di 16 immagini, che sono le 16 immagini che sono pubblicate sul libro, quindi sono 16 immagini, ognuna significativa nel genere di fotografia, perché poi sul libro viene spiegata la tecnica, spesso c'è il backstage. Questo genere di foto normalmente non si fa mai da soli, nel senso che comunque è sempre un lavoro di coordinamento di un gruppo di lavoro, perché ci insistono sempre più professionalità, non solo, ma queste comunque come immagini non sono un progetto definito e finito, ma è sempre un segmento di una filiera di lavorazione.